Ciao a tutti. Sarà perché sto montando un video del mio anno di pandemia, però stavo riflettendo sul fatto che appunto è un anno che siamo in pandemia. Adesso voi mi direte, oddio, puoi stare di nuovo due palle così con la pandemia. Però è quello che ci riguarda, da vicino, tutti quanti, chi più chi meno. Poi sarebbe interessante riflettere anche sul fatto che la pandemia, dal punto di vista economico, ha rovinato moltissime persone, però ce ne sono state invece, ci sono state altre, alcune categorie che invece hanno addirittura guadagnato grazie alla pandemia. Voglio dire, non tutti i settori sono stati toccati nello stesso modo. Stavo facendo delle riflessioni a riguardo, anche sulla stronzaggine di certe categorie, però questo magari richiede innanzitutto un video a parte, ma non è neanche detto che possa essere interessante. Secondo me sì, ma comunque non è quello di cui voglio parlare adesso. Però dicevo, riflettendo sulla pandemia, anche sul fatto delle aperture, aprire così d'amblè tutto d'un colpo, bah, io non sono per niente d'accordo. Ci siamo già passati una volta su queste aperture, apriamo tutto. E oltretutto, io non riesco, non so voi, però io non riesco a capire. Ci dicono, in alcuni posti i contagi sono in aumento. In altri no, però insomma in Europa non è che siamo messi proprio benissimo. Sappiamo che siamo un mondo globalizzato anche a livello di viaggi, quindi per quanto siano molte, i confini siano fra virgolette chiusi, non sono ermeticamente chiusi, quindi la gente comunque viaggia lo stesso, meno di prima, certo, ovvio, però insomma la trasmissione del virus può avvenire lo stesso attraverso le varie frontiere. E quindi siamo ancora in pandemia, la Germania sta, c'è addirittura chi parla di quarta ondata, insomma non ne sta uscendo bene in questo momento, eppure noi pensiamo ad aprire tutto così, avendo tra l'altro scarsità di vaccini. Quindi sono tutte queste cose, ci stavo riflettendo e io comincio veramente a non capirne più, a non capirci più niente. Però dicevo, sulla base del fatto che riflettevo sull'anno di pandemia, che tutti noi, il traguardo dell'anno di pandemia l'abbiamo toccato, raggiunto tutti quanti, e stavo montando, sto montando dei video sul mio anno di pandemia che metterò poi online prossimamente, un po' per volta, adesso ho montato la parte prima. E allora mi era venuta la curiosità, anche complice il fatto che il 16 aprile è stato l'anniversario della morte di Luis Sepúlveda, uno scrittore che a me piaceva tantissimo e che se n'è andato a 70 anni praticamente per via del Covid. Ecco, dicevo, mi è venuta la curiosità di andare a vedere i personaggi illustri, famosi, che sono morti durante la pandemia di spagnola del secolo scorso. E poi i personaggi che sono morti invece per questa pandemia. Me li sono scritti perché tutti a memoria non me li ricordo, meglio quelli della spagnola sono relativamente pochi che ho trovato come personaggi famosi, mentre purtroppo quelli per quanto riguarda la pandemia di adesso, beh, sono molti di più. Per la spagnola ho visto che era morto Egon, li ho scritti, devo leggerli perché ripeto, come ho detto prima, non me li ricordo a memoria, comunque visto che era morto Egon Schiele e Gustav Klimt, che sono due pittori austriaci che sicuramente tutti voi conoscete, poi Guillaume Apollinaire, che è uno scrittore e drammaturgo francese, poi ho trovato che sono citati anche i fratelli Francisco e Giacinta, che praticamente sono i due pastorelli che avevano assistito all'apparizione di Fatima. Poi viene citato anche Frederick Tramp, fra le vittime della spagnola, che altri non è che il nonno dell'ex presidente Donald. Poi Max Weber, sociologo tedesco, anche questo famosissimo, tutti voi lo conoscerete, o perlomeno lo spero. E poi è citato anche Edvard Munch, quello dell'Urlo, no? Che però si ammalò, ma per fortuna lui invece riuscì a guarire. L'elenco invece delle persone che sono morte
per la pandemia di Covid-19 è molto più lungo. Io ne ho presi alcuni, quelli che io stessa più o meno conoscevo. Valéry Giscard d'Estaing, che è l'ex presidente francese, che però se n'è andato a 94 anni. Lidia Menapace, partigiana e politica, che alcuni di voi forse conosceranno, se n'è andata però a 96 anni, ma è morta purtroppo di Covid. Lucia Bosé, anche se suo figlio Miguel, che secondo me sta un po' sbroccando, perché nega l'esistenza del Covid, nega tutto e dice che Lucia Bosé non è morta di Covid, però a me risultava morta di Covid lo scorso anno. Poi Nick Cordero, che è un attore canadese, Franco Giraldi, il regista e anche sceneggiatore, critico cinematografico, Kim Ki-duk, regista sudcoreano, Kim Ki-duk, forse l'ho pronunciato male, Sergio Rossi, il re delle scarpe di lusso, probabilmente più le donne se lo ricorderanno, però insomma. Appunto, Luis Sepúlveda, che ho citato prima, Vittorio Gregoretti, architetto di fama internazionale, Raffaele Masto, che era uno scrittore e giornalista milanese e aveva solo 66 anni, poi Ellis Marsalis Junior, che era un musicista, che era una leggenda del jazz a New Orleans, aveva 85 anni. Poi vabbè, Stefano Dorazio, storico batterista dei Pooh. E poi Giovanni Gastel, che io ne ho parlato, quando lui è morto ho parlato del dolore che ne avevo provato perché io lo conoscevo. E poi sicuramente ce ne sono altri che io non sto citando perché non li ho trovati, perché l'elenco era lunghissimo e non li ho citati tutti quanti e me ne scuso, però voglio dire, sono tante i personaggi che ci hanno lasciati per questa maledetta pandemia, senza contare poi le persone che non erano famose ma che avevano comunque una grandissima importanza nel cuore e nella vita di moltissimi di noi. E io credo che, non lo so, paradossalmente ho più paura adesso dello scorso anno. Perché sì, è vero, tanti dicono si vede finalmente la luce in fondo al tunnel perché ci sono i vaccini. Ovvero, è vero, i vaccini sono stati trovati, ma al di là del fatto che alcuni creano delle controindicazioni anche mortali, però quello, voglio dire, non voglio fare una polemica nel senso che comunque il vaccino è sempre una cosa valida, una cosa buona. Forse se faranno una divisione per età, molto probabilmente si ridurranno questi rischi. Poi comunque anche il vaccino per l'influenza ha dei rischi, se soltanto per questo. Io sono anni però che lo faccio, non è certo perché ci sono dei rischi che uno non fa il vaccino, perché nell'elenco costi-benefici i benefici sono sicuramente maggiori. Anche se mi fanno abbastanza incazzare alcuni personaggi che dicono: ah, io qualunque vaccino, basta che ci sia, lo farei. Poi però vai a scoprire che quando si sono vaccinate queste persone, molte delle quali anche abbastanza, diciamo così, garantite, e vedi che sono persone che magari, anche se avrebbero l'età della strapensione, continuano a lavorare, per esempio, in televisione. E poi però chiedi che vaccino hai fatto? Ho fatto il Pfizer, cioè, però se mi avessero dato per esempio l'AstraZeneca l'avrei sicuramente accettato. Intanto però non lo hai fatto, ne hai fatto un altro. Poi altri ancora, soprattutto uomini, che magari hanno l'età di Matusalemme, sono appunto uomini, e però dicono: ah beh, ma io qualunque vaccino bisogna fargli, eccetera, eccetera. E certo, sei uomo, c'hai una certa età, non rientri nella categoria delle persone che comunque rischiano di più, nella fattispecie donne sotto i 55-60 anni. Quindi, insomma, quello si chiama, c'era una bellissima definizione che era stata coniata anni fa, ma che non è molto elegante citare, però insomma, rischiare sulla pelle degli altri siamo bravi tutti, ecco, mettiamola così, anche se la frase in sé era più scurrile, ma però anche più che andava di più, cioè rendeva molto di più l'idea. Quindi
Quindi, insomma, riflettevo, sarà la giornata, sarà, riflettevo sulla pandemia, sulla morte, anche perché poi, reduce probabilmente dall'aver visto in televisione, il funerale di Filippo di Edimburgo. Adesso mi direte, ah, ecco, si parla di, ma insomma, ci sono cose più serie di cui parlare. Vabbè, c'è anche gente che parla di calcio e io credo che ci siano cose più serie di cui parlare. Ma dal mio punto di vista, voglio dire, ognuno ha il suo di punto di vista. Per alcune persone ci sono degli argomenti che magari sono frivoli e sciocchi per me o per altri, cioè, ognuno ha le proprie debolezze, diciamo così. Una mia debolezza, se così si può chiamare, anche se io tale non la definisco, è che vabbè, a me le famiglie reali interessano perché comunque sia. Al di là degli scandali glamour e delle paparazzate, robe varie degli ultimi decenni, sono comunque famiglie che hanno alle spalle, hanno fatto parte della storia e io, la storia a me interessa tantissimo, proprio, è un argomento che io, studio da una vita e quindi. E le famiglie, la famiglia reale inglese in particolare, ma un po' tutte le famiglie reali, hanno alle spalle secoli di storia, rappresentano secoli di storia, quindi li trovo interessanti. Filippo, parlandolo da vivo, non mi era particolarmente simpatico, però ho guardato il funerale perché mi faceva tenerezza la regina di Elisabetta d'Inghilterra, in quanto la vedevo e la osservavo non nella sua figura di regina, ma come la vedevo come quello che di fatto poi è anche, ossia una donna di una notevole età, fra poco compirà 95 anni, quindi non sono pochi, che si trova di fronte a un lutto enorme perché perdere il marito dopo oltre 70 anni di vita insieme, perché se consideriamo che lei, se tutto va bene, se ci arriva il prossimo anno, festeggia i 70 anni di regno e il suo Filippo, suo marito, l'aveva conosciuto quando aveva lei 13-14 anni e si sono sposati e lei era giovanissima e ancora non regnava, non era ancora la regina Elisabetta. E beh, se fate il calcolo, insomma, sono stati insieme una vita, ma veramente. E allora riflettevo sul fatto che, per esempio, adesso, a funerale concluso, sentirai il peso del silenzio e della solitudine. E la vedevo appunto per quello che è, cioè per una donna che ha perso il compagno di una vita e che secondo me adesso, anche se comunque rispetto a tanti altri, a tante altre persone, rispetto a anche noi comuni mortali, diciamo così, non perché lei sia una non comune mortale, ma comunque diciamo, insomma, è inutile nascondersi dietro un dito. È comunque molto avvantaggiata dal punto di vista economico, cioè una vita molto più agiata, appunto, però di fronte a certi dolori i soldi non servono a niente, quindi la immaginavo intanto vederla lì nella solitudine, in quello scranno davanti al feretro. Non so, ho visto tutto il peso dei suoi anni, ma tutto il peso del dolore che portava sulle spalle. E me la immagino adesso, cioè da qui in avanti. Ognuno di noi, spero non molti di voi, però ognuno di noi prima o poi fa l'esperienza di un funerale e della perdita di una persona cara, amata, e del vuoto con cui poi deve convivere da dopo il funerale in avanti. Perché a mio giudizio è dopo il funerale che si prova fortemente il peso e il dolore della perdita, perché fino al funerale comunque uno è preso da mille cose, anche contingenti, pratiche. Poi al funerale avvenuto è tutto finito e allora lì ti rendi conto, tocchi con mano il peso del vuoto che la persona ha lasciato. E secondo me lei questo vuoto lo sentirà. Poi, visto che stavamo parlando comunque di pettegolezzi, allora c'è chi dice lascerà, non lascerà. Beh, secondo me lei non lascerà il trono, anche giustamente, perché comunque sia, sì, è vero, ha una certa età, d'accordo, però lei l'ha sempre detto che praticamente
la sua era, è un lavoro, solo che è un lavoro dal quale non si va in pensione, perché lei lo ha preso come una missione. È praticamente la sua è una, non è solo uno stile di vita, è proprio la sua vita. Lei è nata per essere regina e non ci si dimette da regina, non si va in pensione da questo ruolo. E lei, secondo me, lo sente come un dovere. Quindi non credo, personalmente, non penso che lascerà. Secondo me, lei rimarrà sul trono finché avrà respiro, finché vivrà, insomma. Però sarà sicuramente diverso da qui in avanti. E poi, soprattutto, e questo dal punto di vista storico, io lo guardavo anche dal punto di vista umano, ma poi osservavo anche dal punto di vista storico. Beh, con la morte di Filippo si sta socchiudendo un'epoca che si chiuderà definitivamente con la morte poi di Elisabetta, perché veramente finisce con lei, finisce definitivamente il Novecento, e non so la monarchia inglese che futuro avrà, però di sicuro non sarà mai più come prima, questo è certo. Niente, così riflettevo su queste cose che magari per voi lasciano il tempo che trovano, però per alcuni di voi, secondo me, soprattutto per quelli dalla mia generazione indietro, non in avanti, indietro, beh, comunque si sta chiudendo un'epoca e riguarda tutti quanti noi, anche quelli che magari non sono monarchici. Io poi non è che sia monarchica, sia ben chiaro, però magari, cioè, non è che mi freghi più che tanto se la regina c'è o non c'è, ma è un'istituzione che, boh, a me la trovo anche divertente, glamour, cioè, però non sono inglese. Fossi inglese probabilmente sarei non pro monarchia tout court, ma ci terrei comunque che rimanesse come istituzione, fermo restando che tanto loro sono comunque una democrazia, quindi non toglie niente alle libertà di pensiero. Se c'è un posto dove c'è la massima libertà di pensiero è proprio la Gran Bretagna, quindi figuriamoci. Non è certo una monarchia come era una volta, no? Però, ripeto, per tutti noi nati nel secolo scorso, nati nel Novecento, sicuramente si sente il peso del fatto che veramente si sta chiudendo un'epoca, sta finendo un mondo. E quello verso il quale stiamo andando, boh, sarà complice la pandemia che mi fa pensare e vedere tutto nero. Però, ripeto, quello verso il quale stiamo dirigendoci non credo che sia poi un mondo così decisamente migliore rispetto a quello di prima, rispetto al passato, ecco, secondo me. Vabbè, la chiudo qui perché sono veramente soltanto, come tutte le mie i miei video domenicali, era una chiacchierata così per farmi e farvi compagnia. Libri, ovviamente, se va senza dire, visto che si stava parlando nella seconda fase di questo video della regina Elisabetta e di Filippo. Allora, questa mattina all'edicola ho trovato questo libro, Regina e Principessa Elisabetta II, che è praticamente una collana che oggi ha deciso di iniziare, cioè inizia con Elisabetta, poi ci sono altre regine e altre principesse, mi pare che ci saranno poi Sissi, Gaeskelli, per esempio, e via discorrendo. E quindi ho preso questo libro, non so assolutamente com'è perché l'ho preso stamattina e ancora non l'ho letto, però ve lo posso consigliare a chi interessa la monarchia e a chi interessa la storia, come me. E poi il Corriere della Sera invece aveva fatto uscire Filippo and the Queen di Enrica Roddolo, o Roddolo, non so mai gli accenti. E anche questo fresco di acquisto di questa mattina, non so come sarà, non so neanche quando avrò il tempo di leggerlo perché ho altri libri iniziati sul comodino, ne ho una pila così, non credo che potrò iniziare immediatamente le letture di questi due, però magari una volta che se li leggerò e li finirò, magari ve li
ne farò un riassunto, non so, ve ne parlerò. Però in questo momento intanto mi permetto di consigliarvi queste letture nel caso, li trovate all'edicola, quindi freschi freschi di stampa. E detto questo, ho avuto degli iscritti in più e quindi ringrazio chi si è iscritto, ringrazio le persone che mi seguono da parecchio. Se vi piacciono i miei video, mettetemi un like perché se mi sostenete mi fate veramente piacere. Se vi va, iscrivetemi al mio canale perché anche questo mi fa ulteriormente piacere e perché ho bisogno delle vostre iscrizioni, non solo e soltanto dal punto di vista numerico, ma perché mi stimolano a continuare. E come però dico sempre, se vi iscrivete sono contenta, ma se non lo fate vi voglio bene lo stesso. Ciao e alla prossima.